ciao a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina mai cresciuta e oggi sono qui per parlarvi di un'altra delle mie innumerevoli collezioni. Se mi seguite da un po' lo saprete, io sono una grandissima amante delle collezioni, ho un'anima da collezionista perché appena vedo una cosa che mi piace la voglio in tutti i colori, in tutte le forme, in tutti gli stili, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Non, io non sono una fan di Valerio Scanu, però mi viene fatto di dire questa frase ogni tanto. Mi sto indossando una proprio in questo momento. Allora, voglio fare due piccole premesse. Allora, la prima è che intanto mi sistemo i miei capelli. La prima premessa è che questo video è dedicato a una personcina di cui non farò il nome perché è una persona molto riservata e quindi preferisce che il suo nome non venga fatto, ma ne abbiamo parlato pochissimi giorni fa in privato e quindi tu sai chi sei, questo video è per te. Quindi dedica a parte, dopodiché allora io un po' sulla scia della settimana carnivalosa vi farò vedere tutte le mie parrucche indossate e per rendere il video un pochino più divertente e interattivo dovrete, se volete, indovinare che personaggio sono. Sarò quasi nel 99% dei casi un personaggio di cartoni animati o manga o i cartoni animati preferiti di cui ho parlato da poco in un altro video, oppure cartoni animati Disney, oppure altre cose. Insomma, vi darò qualche indizio per indovinare, quindi ad ogni parrucca vi darò 5 secondi di tempo per indovinare. Vi scriverò qui parrucca 1, parrucca 2, parrucca 3, così poi nei commenti voi potete cercare di indovinare che personaggio secondo voi sono. Alcuni sono più semplici, alcuni più difficili, ma ricordatevi la classifica dei miei cartoni animati preferiti perché quella vi può dare una grande mano. Allora, è momento di svelare la prima parrucca e quindi il primo personaggio, quindi siete pronti? Mi sistemo. 3, 2, 1. Eccomi qua. Allora, questa è la mia ultima parrucca che mi è stata regalata, lo vedrete poi in uno spacchettamento, mi è stata regalata dalla mia amica Sabrina, Sabri Crystal, che saluto, a cui mando un bacione. E allora, mi piace tantissimo il colore, purtroppo è un pochino vuota, quindi non riempie tanto. Io dietro mi sono soltanto fatta una coda, non è che ho fatto tutta la cosa di tirare sui capelli eccetera, però il colore mi piace tantissimo e anche la frangia. Io so di stare molto meglio con la frangia che senza, perché avendo la fronte altissima, cioè la mia fronte è alta quanto il Monte Everest, so che stare meglio con la frangia, però è una cosa che ho portato per tanto tempo, mi dava troppo fastidio e quindi ho preferito, vabbè, vedranno la mia fronte alta. Questa è la mia parrucca, vediamo un po', faccio vedere, è lunghina, mi sono vestita di bianco per l'occasione, ora questa qui non si altera tanto ma le altre sì, e mi sono fatta questo trucco con tutti i colori perché insomma saranno appunto di diversi colori, quindi ho scelto un po' un trucco così. E allora, che personaggio sono? Questo non è facilissimo, però vi do un indizio: è un cartone animato Disney tra i miei preferiti. Avevo fatto la classifica un po' di tempo fa, giusto nella settimana carnivalosa mi sembra. Vi do 5 secondi per indovinare. 5, 4. Ma ovviamente sono Pervinca, la sorella di Trilli. Difficile, 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 lo so, ma abbiamo partito, ma come cavolo parlo oggi? Va bene, le parrucche mi danno alla testa, no? Ma sono contenta di potermeli mettere perché vuol dire che è passato il caldo, perché con il caldo non le tollero. E lo so che Pervinca non è un personaggio molto famoso, io la conosco bene perché Trilli, come sapete, è uno dei miei cartoni animati preferiti in assoluto. Se non mi sbaglio l'avevo messa al secondo posto della classifica dei film Disney. Ovviamente Pervinca con l'extension. Cioè, io non mi acconcerò come i vari personaggi perché voglio farvi vedere proprio le parrucche. Quindi bellina, l'avrei preferita un pochino più piena, cioè proprio con tantissimi capelli, infatti ne ho alcune veramente forse eccessivamente voluminose. Ma passiamo come per magia al prossimo personaggio. Eccomi qui, chi sono? Stavolta è semplice, eh? Uno dei miei cartoni animati preferiti, l'avete seguito nel video di pochissimi giorni fa, quindi lo dovreste indovinare. Vi do un indizio: posso fare delle magie. 5. Ma ovviamente sono Bloom, la fantastica Bloom delle Winx. Ditemi voi, questa parrucca fra l'altro è la prima volta che la indosso perché è stata una degli ultimi degli acquisti più recenti. Ve la faccio vedere
fino dove arriva, vediamo un po', no, di qua qui, è più lunga, non capisco come mai, forse l'ho messa sporca, va bene uguale, bellissima, mi piace da morire. Fra l'altro io, se potessi diventare, diciamo, come vorrei essere nei miei sogni, vorrei avere questi capelli, cioè io ho sempre sognato di avere i capelli rossi, cioè rossi naturali, questo è proprio un rosso tipo naturale, ma non credo proprio che mi stia bene, sinceramente. Fatemi sapere, anzi poi alla fine del video fatemi sapere anche secondo voi qual è la vostra preferita e quale mi sta meglio e se avevate indovinato i personaggi. Mi piace tantissimo, comunque sicuramente per qualche video la userò, perché poi è proprio, proprio ben fatta e sembrano, vi giuro che non sono capelli veri perché l'ho pagati pochissimo, ma questa qui, cioè, sono proprio lucidi, sono morbidi, sembrano veri, sinceramente. Ah, tutte queste parrucche le ho comprate su AliExpress, quindi se volete anche voi comprare delle parrucche andate su AliExpress, che le trovate a centinaia. Anche questa è la frangetta, che... sì, devo dire che mi dona, bellina, dai, non è male, vero? Anzi, mi piace tantissimo. Purtroppo, come vi dicevo, non penso che mi doni con i miei colori, perché io comunque ho un sottotono freddo e il colore rosso è caldo, quindi non penso mi doni, però mi piace lo stesso, poi per cambiare. Ma passiamo al prossimo. Ta-da! Chi sono? Questa è abbastanza difficile. Allora, questa è la parrucca numero 3. No, allora, non ho trovato un personaggio che ha proprio questi capelli, perché notate bene come sono biondo quasi platino con delle sfumature grigie, io la amo, anche questa è la prima volta che la indosso perché è una delle ultime comprate, bellissima, bella piena anche questa, bella, bellissima la frangia perché è bella ordinata, mi piace da morire. Questo personaggio è un personaggio negativo di uno dei miei cartoni preferiti. Quindi vi do anche qui 5 secondi, non è facilissimo. Qualcuno lo saprà, qualcuno no. Icy con le mesh grigie. Perché praticamente è l'unico personaggio che ho trovato con i capelli un pochino bianchi dei cartoni che seguo io. E poi veramente ho cercato un po' anche in altri cartoni animati, ma non ho trovato nulla. Mi fa impazzire, è abbastanza lunghina, bellissima questa, veramente io oggi devo andare forse a fare la spesa all'Eurospin, vi giuro che ci andrei con questa parrucca, sembra vera anche in questo caso, cioè per il prezzo che le pago, perché comunque io non spendo mai più di 15 euro, a volte costano meno ovviamente in base al prezzo, cioè ovviamente se ne comprate una da 30 euro è fatta meglio, se ne comprate una da 7, insomma, però comunque per 15 euro sono capelli sintetici assolutamente finti, cioè non comprerei mai una parrucca di capelli veri, anche perché costano un sacco di soldi, non so da dove vengono i capelli, magari sono stati maltrattati gli animali, lo sapete come la penso, sbucano anche i miei, mi piace tantissimo, non so se mi dona, penso di sì, ho la luce sparata in faccia, probabilmente mi vedrete più bianca di quello che sono, in realtà, vedete, forse così. Meglio che pensate, non lo so, ma si vedono di più gli occhiali, quindi rimettiamo la luce giù, mi piace da morire e non lo so, mi sembra che somiglia abbastanza al personaggio, dai, cioè mi fa impazzire il fatto, proprio questa, io le vorrei i capelli così, un po' tutti mesciati, bianchi, grigi, sono fantastici, bellissimi, meravigliosi, fatemi sapere, ma passiamo al prossimo personaggio. Ta-da! Questa l'avete già vista perché me la sono messa diverse volte, è una delle mie preferite, ovviamente è lunghissima, è la più lunga che ho, arriva tipo al più giù dell'ombelico, perché il mio ombelico è qui e la parrucca è ancora più lunga, mi piace tantissimo, ovviamente mi piace il colore, che ve lo dico a fare, anche la più pesante perché è veramente piena zeppa di capelli. Ma parliamo del personaggio, chi sono secondo voi? Difficile, è un cartone degli anni 80 che io non ho seguito molto perché negli anni 80 ero appena nata, insomma, quindi però la conosco, mi ricordo bene anche un pezzettino di sigla, quindi devo aver visto qualche episodio. Ma sono Gem delle Holograms, no, si vede perché praticamente l'avevo associata ad un altro personaggio, però dopo sbirciando ho trovato questa bellissima ragazza con questi capelli rosa, e siccome lei è abbastanza voluminosi, perché negli anni 80 poi andavano un po' così voluminosi, ve l'ho detto che è pesante, non riesco a tenerla ferma, mi va indietro.
libro. Mi piace tantissimo, sicuramente una delle mie preferite. Direi nella, sicuramente nella top 3, se non al primo posto, probabilmente al secondo, perché mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Bella, poi tutta ondulata, mi piace. Poi fra l'altro ha questo qui che sono due pezzi, però questo qui non lo tolgo perché senza è un po' vuota. Questo qui è un pezzo in più che si aggiunge qui, vedete, che ha è praticamente una pinza che voi l'aggiungete e dà tantissimo volume. E mi piacciono proprio questi capelli mossi, vabbè il colore, mi piace tutto, insomma. Lo sapete che questa è la parrucca della mia anima, mi sta bene? E mi ricordo che nella settimana carnivalosa mi era stato detto che questa qui era quella che mi stava meglio. Lo dicevo io che il rosa è il colore della mia anima. Ma andiamo avanti al prossimo personaggio. Ta-da! Chi sono? Ma ovviamente sono You con le Station. Direi che allora io non ho messo in classifica il cartone animato Creamy, però era comunque, insomma, tra le scelte probabili. Se probabilmente se la classifica fosse stata di 20 avrei messo anche quello, perché comunque sapete che mi piacciono le trasformazioni. E diciamo, ho trovato diversi personaggi con i capelli color azzurro, diciamo azzurro blu, però ho deciso di mettere, insomma, almeno quelli che conosco un pochino, e quindi ho deciso di mettere You, ovviamente con le Station. Questa è una parrucca totalmente liscia, lunghissima anche questa, ovviamente, cioè io le compro tutte lunghe perché a me piacciono i capelli lunghi, quindi You con le Station saresti così. Ti piaci? Che ne dici? Bellissima anche questa, è una delle mie preferite. Mi piace proprio la tonalità dell'azzurro, è praticamente il mio azzurro preferito, insieme insomma poi l'azzurro pastello eccetera eccetera, mi fa impazzire, una delle mie preferite. Poi anche se non ha la frangia, io posso fare la furbata di metterla più giù e far finta di avere la fronte bassa, però mi vedo strana quindi la rimetto su. Fatemi sapere che ne pensate. Ah, fatemi sapere anche se voi avete visto altri cartoni che magari mi somigliano di più, ecco. Ma passiamo al prossimo personaggio. Ta-da! Chi sono? Questa, ovviamente, anche questa è una delle mie preferite perché ha praticamente tutti i colori dell'arcobaleno. Quindi qui vi ho dato un indizio. Allora, non è un personaggio di un cartone, ma è comunque una cosa di cui sono molto appassionata. Quindi forse ci potete arrivare. Ma chi somiglio? 5. Ma la mitica Barbie unicorno, no, si vedeva lontano un miglio. Allora, fra l'altro, questa qui, vabbè, ve la faccio vedere fino in fondo. In fondo è più ricciola, come vedete. Io le tengo bene le parrucche, nel senso le tengo in una scatola, belle tutte, tutta per loro, dove le metto stese e tutto per benino. Però non capisco come, ma questa parte mi è rimasta bella, insomma, come era all'inizio. Questa mi si è un pochino accicciolata, si dice, dalle mie parti. Sinceramente non so cosa gli sia successo. Prima mi ci dormiva il gatto, probabilmente se la sarà smangiucchiata, perché a lui piace smangiucchiare le mie parrucche, e quindi probabilmente per quello che ho fatto questa fine, ma non importa, basterà sistemarla. Mi piace da morire, io vorrei che fosse carnevale tutti gli anni, ma perché, cioè tutti gli anni, tutti i giorni dell'anno carnevale, così andrò in giro con queste parrucche meravigliose. Ma passiamo al prossimo personaggio. Ta-da! Cioè, guardate la meraviglia di questa parrucca, ancora i ricci intatti perché aveva ancora il cartellino. Questa è la prima volta che me la metto, ma non vi preoccupate, visto che è appunto arrivato l'inverno, vedrete queste parrucche molto spesso nei miei futuri video. Ma indoviniamo chi siamo, chi sono. Siete pronti? 5. Ma ovviamente sono Elsa con i capelli trasformati in blu. Vabbè, non poteva mancare Elsa, l'avevo già fatta nella settimana carnivalosa con un'altra parrucca che è molto simile a questa. Infatti ora dopo sono questa qui, non me la ricordavo quando preparavo i personaggi per questo video, e ora non so a che personaggio associare quella. Ci penserò a strada facendo. Questa mi piace tantissimo, mi piace tantissimo il colore, perché è anche in questo caso praticamente un bianco grigio molto freddo, e le punte blu, cioè mi fa impazzire, quanto è bella. Se potessi io mi farei i capelli ogni giorno in maniera diversa, ve lo giuro, mi piace troppo.
Bella, bella, non so se mi sta benissimo perché probabilmente ho le sopracciglia troppo scure, forse è qui perché vedo che c'è qualcosa che non mi quadra con questa parrucca, probabilmente dovrei fare le sopracciglia un pochino più chiare, però se sentite confusione sono i gatti che non so che cosa stanno facendo. Ma passiamo al prossimo. Ta-da! Questa l'avete già vista, io trovo che questa sia la parrucca che mi sta peggio in assoluto, non va assolutamente bene con i miei colori, poi è proprio strana, cioè ora vi faccio vedere l'altra, quella sul rosso, vedete che è molto più naturale il colore, no? Questo è proprio un arancione che secondo me non esiste in natura, cioè nessuno ha i capelli di questo colore, tranne una persona, un personaggio di un cartone animato che non è fra i miei preferiti, ma è fra i preferiti di Francesca, quindi almeno Francesca, almeno tu cerca di indovinare. Vi do 5 secondi come sempre, 5... Ma sono Anna dei capelli rossi, che è l'unica persona che secondo me ha questo identico esatto colore di capelli. Direi che non c'è male. Io quando l'ho comprata pensavo fosse di quel rosso, cioè quel rosso naturale, invece è proprio rosso arancione e non è proprio top. Poi si è un pochino rovinata perché durante la settimana carnevalosa avevo fatto Anna di Frozen e non mi ero dimenticata di mettere, cioè l'ho messa a posto così com'era, quindi era ancora intrecciata con le trecce di Anna, poi la frangia l'ho fatta da sola perché volevo somigliare di più ad Anna, quindi ho tagliato da me i capelli, perciò questa parrucca poverina, vabbè, non lo so cosa farci, mi dispiace troppo perché insomma fa comunque parte della collezione e non la voglio buttare, ma non mi sta più nulla bene, se lo volete dire ditelo pure, tanto lo so. Ma passiamo alla prossima. Ta-da! Sono, questo è difficile, vi do un indizio, il vero personaggio ha i capelli corti, ma ovviamente si è fatta l'extension per diventare me. Chi sono? Ma ovviamente Tecna con l'extension sarebbe esattamente così. E anche questa è una parrucca nuova che mi sono comprata da poco, non l'avevo mai indossata, cioè sì, me le provo quando arrivano, però non l'avevo mai messa insomma per diverso tempo, mi piace tantissimo, è uno dei miei colori preferiti, anche questo bel lilla, mi piace anche tantissimo la sfumatura, è molto ben fatta, cioè dal bianco passa al lilla e poi rimane così per tutta la lunghezza e mi piace, non mi fa impazzire la frangia, devo dire, probabilmente ci avrò fatto qualcosa io perché certe volte li modifico perché non mi piace, probabilmente questa aveva dei capelli, ecco cosa c'era che non andava, aveva dei ciuffi che si tagliavano netti qui e a me non piacevano, allora ci ho fatto la frangia, però non è facilissimo acconciare le parrucche sintetiche e quindi la frangia insomma non mi fa impazzire, magari così o... Così, non lo so, mi sa in un'altra maniera. Vedremo, insomma, comunque è bellina, comunque mi piace. Eccoci qua con una parrucca che vuole interpretare. Questa me la sono messa per il carnevale, quando sono andata al carnevale. Ho fatto anche il vlog e mi piace tantissimo perché inizia blu, poi sfuma nel bianco e poi ritorna blu. È un po' simile all'altra, però l'altra è grigia e poi blu. Lo so che sono sempre gli stessi colori e direte, ma sono tutte uguali? Sì, infatti. Però mi piacciono i colori liquidi, non posso farci nulla. Allora, questo per personaggio, vi do un indizio, è il personaggio del mio cartone preferito, ho dato un'indizione, per quanto riguarda i manga, con l'extension, quindi è un personaggio con i capelli corti, ma che poi mi sono allungati per diventare me come al solito. Chi sono? Ma sono Amy, la mitica Sailor Mercury di Sailor Moon, quindi ho rubato il posto a Francesca perché nel nostro trio di guerriere Sailor lei è Amy, Sailor Mercury, quindi poverina, anche questa l'ho messa via, c'è ancora qualche coriandolo, figuriamoci un po', ma mi piace tantissimo, una delle mie preferite, penso che mi doni, cioè comunque penso... che sia chiaro che mi stiano meglio colori freddi. Ma passiamo oltre. Ed eccoci con un'altra delle mie parrucche super preferitose, una degli ultimi arrivi, guardate la meraviglia. Allora, rosa pastello, quindi molto 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 chiaro, che sfuma nel blu. Allora, non esiste un personaggio dei cartoni con questi capelli, purtroppo. Mi domando che cosa stiate aspettando a crearne uno. Se potessi lo creerei io. Ma nel frattempo sono comunque un altro personaggio di un cartone.
cartone animato, il mio preferito, anche di edizione. Quindi chi sono? Ma sono la Lady Nera, ovviamente. In questo caso che okay, si è tagliata i capelli perché lei li ha più lunghi di me e se li è colorati di blu. Cioè, sono tutti personaggi diversissimi da me, ma io le giostro, le sistemo in modo che mi somiglino. Però questa che mi piace tantissimo e credo che sia quella che mi sta meglio, perché penso che io non mi intendo da armocromia, fatemi sapere se voi me ne intendete, se sapete la mia stagione armocromatica. So che dal video non è facile capirlo, ma credo di essere un inverno o un'estate, comunque sia penso che mi donino i colori pastello. Cioè, guardate, se io avessi questi capelli secondo me starei bene, onestamente. Quanto sono belli, mamma mia, mi fa impazzire questa vita. La metto al primo posto, devo dire di sì, ma passiamo al prossimo. Ed eccoci qua con un'altra delle mie parrucche, l'avete già vista, un'altra delle mie preferite, che quando l'ho vista arrivare e l'ho vista così scura ho detto non mi starà mai bene, invece sorpresa, mi piace come mi sta, quindi penso che anche il blu elettrico sarebbe un colore per me, quindi vedremo in futuro, chi lo sa come andranno le cose. Ma chi sono? Anche qui un personaggio di uno dei miei cartoni animati preferiti, una fata. Cip. Ma naturalmente sono Musa! Allora, forse il personaggio a cui somiglio di più, perché lei ha effettivamente i capelli blu e lunghi dalla terza stagione in poi, se non mi sbaglio. Lei le ha i codini, ma insomma, ve l'ho detto, le lascio lunghe per farvele vedere. Vedete? Più o meno la lunghezza è simile, eh? L'unica più lunga è quella rosa tutta boccolosa, per il resto sono tutti, arrivano sotto il seno praticamente. Mi piace da morire, mi piace il fatto che sia ondulata e abbastanza, anche qui sono morbidi. Alcune secondo me sono di qualità superiore, alcune meno, però tutto sommato, insomma, per averle pagate così poco ed essere di capelli, cioè praticamente di plastica, perché questa qui è plastica, mi piacciono, belli. Una delle mie preferite, anche questa qui, mi sa che va nella top 3. Bellina, ma passiamo oltre. Ed eccoci qua con una delle parrucche che secondo me mi sta meglio. Non so come mai, probabilmente per il discorso sopracciglia, sempre quel discorso che facevo prima, perché le sopracciglia scure riprendono lo scuro della base dei capelli, che poi vanno nel bianco e poi nel porpora, questo viola un po' particolare, ametista. Non saprei di che colore è questo viola. Comunque, chi sono? Questa volta sono una cattiva. Vediamo un po' se indovinate. Dunque. Ma sono Stormy, ovviamente. So che ci sono delle personcine tra di voi, specialmente una, se ci sei fatti sentire, che preferisce le Trix alle Winx, quindi sarà contenta di vedermi con questa parrucca con cui somiglio a Stormy. Questa parrucca è una delle mie preferite. Lo so che lo sta dicendo di tutti, ma naturalmente se l'ho comprata mi piacciono. L'unica è quella lì rossa che proprio non si può guardare, ma questa poi ci sono particolarmente affezionata perché è stata la prima, mi sembra, la prima che quando mi sono appassionata al mondo delle parrucche, la prima che ho comprato, e ci sono stata al primo carnevale della mia vita, quindi sì, ho anche un ricordo affettivo, però mi piace proprio. Secondo me mi dona tantissimo, modestia a parte, ma credo che sia una di quelle che mi sta meglio. Ma passiamo oltre. Ed eccoci qui con la parrucca che sarà sicuramente la preferita della mia amica Ivana, di Masha, di Mari, One Me Queen, di Van Gogh e di... Penso che... Masha l'ho detta, penso di sì, perché ho tantissime persone che mi seguono che amano tantissimo il viola. E bella anche questa, meravigliosa. Ma chi sono? 5... Probabilmente il personaggio a cui somiglio di più. Memole! Quindi questa parrucca la dedico a Francesca, perché so che Memole è uno dei suoi cartoni animati preferiti. Beh, probabilmente l'unica a cui somiglio veramente, perché ha veramente questo tipo di viola, di capelli. È bellissima anche questa, mi strapiace. Cioè, avete visto che sono tante, ho diverse parrucche viola, però con tante sfumature di viola. Diverse rosa con tante sfumature di rosa, e ce ne sono ancora, mamma mia. Io spero che dopo questo video non mi riappassionerò, perché altrimenti mi tocca comprarne altre e diventerò povera. Ma andiamo avanti.
Ed eccoci qui con la parrucca che mi fa sembrare più seria di tutte le altre. È una parrucca abbastanza sofisticata, direi. E poi ho un pelo sul lucido labbro, non riesce a levarlo, non capisco dove sia, maledetto lui. Eccoci fatta. Allora, questa è forse non è tra le mie preferite, perché come sapete, insomma, non amo particolarmente il rosso, anche se ho deciso di prenderla per variare un po', insomma, dai miei colori classici. Secondo me non mi dona particolarmente, però quando me l'ero messa quella settimana carnivalosa, molti mi avevano detto di sì, quindi non lo so, fatemi sapere, ma chi sono questa volta? Ovviamente Aisha, lo so che non c'entra nulla, ma non ho trovato un personaggio con i capelli neri sfumati di Bordeaux. Mi sembra che un pochino ci somigli, ma non lo so, fatemi sapere se conoscete un personaggio diverso, altrimenti potrei essere quella nemica di Sailor Moon, la regina qualcosa, non mi ricordo. Ma passiamo oltre. Eccoci qua, ho lasciato la migliore per ultima, perché con questa io spero, perché il colore è veramente identico, la lunghezza è la stessa, anche il mosso, spero tantissimo di assomigliare a quella persona che molti di voi sanno essere la mia persona dei cartoni animati, nonché della Disney, nonché della filmografia e cinematografia mondiale di tutta la storia preferita, ed è... Dai che lo sapete, su. Non vi dovrei lasciare neanche il tempo. Ovviamente Belle. Ho lasciato la migliore... Allora, non la migliore non nel senso che sia la mia preferita. Questa qui è semplicissima, castana. Non tanto lunga, vedete? Arriva... è più corta delle altre. L'aveva presa, se non mi sbaglio, mia mamma. Non mi ricordo per cosa. Forse per regalarmela, appunto. L'aveva comprata su Wish. E ho detto, dai, comunque sì, la metto in collezione. E... bella anche questa. Allora, io non ho contato, le volevo contare perché non lo so nemmeno io quante sono. Sono finite, purtroppo, peccato. Adesso metto una coroncina in testa per concludere il video di bellezza. Poi mi sta bene, vero? Dato quanto bella è la principessa. La migliore, secondo me. Allora, il video è giunto a conclusione, è lunghissimo, cioè secondo me sono 50 minuti di video dal minutaggio, perché ho dovuto interrompere a un certo punto. Poi mi è venuto via un cuoricino che avevo qui in fondo. Vi faccio vedere meglio il trucco. Credete. E fatemi sapere se secondo voi somiglio a questi personaggi, se somiglio ad altri che magari conoscete meglio voi. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, un po' diverso dal solito. Spero che vi siate divertiti, spero che avete cercato di indovinare, altrimenti è lo stesso. Cercherò di tagliare perché è veramente un video lunghissimo. Fatemi sapere secondo voi il numero della vostra parrucca preferita e quale secondo voi mi sta meglio. Detto questo, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, lasciate un mi piace, condividetelo, quello che volete come sempre, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!